illumina San Siro con il numero 63. Padre Cutrone, ahia. E fa sta cavolata, mi sono fatta pure. Non solo mi sono fatta male, è cascato non so cosa. Dopo essermi spaccata un ginocchio, direi che possiamo partire con il video. I nostri ragazzi vincono 2-1 contro il Parma, una bellissima vittoria sofferta. Quindi, come di consueto, andiamo a parlare della formazione, della partita e della prestazione dei nostri ragazzi. Siamo entrati in campo con un 4-3-3. Donnarumma tra i pali. La coppia centrale di difesa, Zapata e Abate. Rodriguez a sinistra e Calabria a destra. A centrocampo abbiamo avuto come regista, signore e signori, udite udite, José Mauri, accompagnato a sinistra da Bakayoko e a destra da Kessié. Per quanto riguarda l'attacco, il nostro tridente classico in assenza di Higuaín c'è stato Cutrone, come esterni Suso a destra e Çalhanoğlu a sinistra. Adesso andiamo a parlare della partita. Abbiamo passato tutto un primo tempo ad attaccare, tant'è che al primo minuto già del primo tempo Cutrone ha già tentato un tiro in porta, parato poi da Sepe, però vabbè. Niente di che, alla fine nel primo tempo non ci sono state conclusioni eclatanti, nonostante noi avessimo fatto 7 tiri in porta, ragazzi, non sto scherzando, abbiamo tirato 7 volte in porta. Beh, fine primo tempo, tutti negli spogliatoi, inizia il secondo tempo, non fanno in tempo neanche a iniziare che già al terzo minuto gol del Parma su calcio d'angolo. L'unico, ovviamente, siccome siamo proprio sfigati nell'anima, l'unico tiro in porta, l'unico tiro che hanno fatto è entrato in rete, giustamente. Era su DAZN la partita, anche se devo dire mi ha fatto arrabbiare poco DAZN, si è bloccato una volta sola. Fatto sta che cominciamo ad attaccare, tant'è che poi è arrivato il gol del nostro baby bomber, Patrick Cutrone. Un gol bellissimo. Niente, si continua ad attaccare e creare occasioni. A un certo punto, fallo nell'area di rigore, chiama il VAR, dici che cosa sta succedendo, perché a parte che ci si è perso un sacco di tempo per il VAR, io non capisco per quale motivo, ma ha interrotto il gioco più e più volte per sto VAR. Ovviamente mettiamoci anche le proteste dei giocatori, che quelle sono all'ordine del giorno. Fallo di mano nell'area di rigore e giustamente il direttore di gara fischia il calcio di rigore a favore del Milan, per cui va che sì dal dischetto, spiazza il portiere, 2-1 per i nostri ragazzi. Dopodiché abbiamo passato 25 minuti a soffrire, non siamo riusciti a sfruttare un contropiede. Oh regà, ve lo giuro, ci sono stati una ventina di contropiedi, avessero tirato in porta, ho fatto bene un contropiede una volta sola. Ma non è possibile, io penso che in una partita non si siano mai non sfruttati così tanti contropiedi. E uno di Kessié, e uno è di Çalhanoğlu, e uno è di Borini, e un altro di Cutrone che la manda in curva. Finisce la partita, vittoria del Milan, 3 punti importantissimi con cui riusciamo a superare la Lazio momentaneamente, perché la Lazio, adesso che sto registrando sono le 4, la Lazio deve giocare alle 6 contro il Chievo. Attualmente siamo al quarto posto sopra la Lazio. Questa è stata una partita da non sottovalutare, perché comunque Parma è sotto di noi in classifica e soprattutto il Parma è una di quelle squadre che sta sempre sulla difensiva, tra virgolette, e al primo momento buono ti fa gol da un momento all'altro. Così è stato da noi, cioè un tiro o un gol, mi sembra logico, quindi mi rode altamente. E adesso andiamo a parlare della prestazione dei giocatori. Allora, Donnarumma, sinceramente non so cosa dire, perché il Parma ha creato poche occasioni, per cui quelle due uscite che ha fatto Donnarumma sono state buone, mi è piaciuto. Solo che mi rode che ecco tiro in porta del Parma, un gol, Donnarumma si è uscito male. È una discreta prestazione da parte del nostro Gigio. Adesso parliamo della coppia centrale di difesa, Zapata e Abate. Sì, li metto insieme perché voi sapete bene qual è la mia opinione su Zapata e Abate, però devo dire che oggi hanno giocato molto bene, soprattutto Abate. Abate mi ha fatto prendere meno infarti del solito. Anche Zapata mi è piaciuto. Vabbè, a parte quelle poche defiance di Abate, ma quelle sono all'ordine del giorno, però devo dire che mi sono piaciuti entrambi. Calabria mi è piaciuto anche lui, non ha giocato malissimo.
fatto salire molte volte la squadra, ha crossato molto, quindi mi è piaciuta una buona prestazione anche da parte di Davituccio. Rodriguez è stata una prestazione abbastanza altalenante da parte sua, non ha brillato, ecco. Passiamo al nostro regista Mauri. Per quel poco che ha giocato, mi è piaciuto, anzi, non mi è dispiaciuto, ecco, mettiamola così. Ovviamente non è il titolarissimo, quindi è normale che qualche defiance l'ha avuta pure lui. Adesso facciamo una differenza tra i nostri due colossi, ovvero Bakayoko e Kessié. In questa partita abbiamo visto che Bakayoko è sempre in crescita e mi è piaciuto. Al contrario, mi ha deluso abbastanza che sì. Il nostro carro armato, levando il rigore, ha perso un sacco di palloni a centrocampo. Quindi mi sono sorpresa molto della prestazione di Kessié. Poteva fare molto di più. Non so per quale motivo, magari sarà stata una giornata no, che ne so, capitano a tutti le giornate no, raga. Passiamo ai nostri due esterni, Suso e Çalhanoğlu, dove Suso mi è piaciuto, cercava di far salire la squadra come lui insieme a Calabria, ha tentato anche un tiro con il destro, quindi mi sta piacendo che non solo fa solo il suo solito tiro a giro che rientra sul sinistro, ma cerca di tirare pure con il destro che non è il suo piede, ha tentato di crossare con il destro. Mi piace che stia migliorando, ecco, a differenza di Çalhanoğlu che mi aspettavo. Ha giocato bene, per carità, ma mi aspettavo che brillasse come ha brillato nella partita contro il Dudelange. Anche lui ha creato abbastanza occasioni, ha sprecato molti contropiedi insieme a Kessié e Borini, però insomma, purtroppo è così. Io speravo si sbloccasse in campionato, speriamo per la prossima. Veniamo al nostro baby bomber, pungiglione, il predestinato, chiamatelo come volete, Patrick Cutrone. Mi è piaciuto tantissimo ancora una volta. Ha creato tante occasioni pure lui, si è fatto vedere dai suoi compagni, ha corso tantissimo, ha fatto salire la squadra. Adesso invece parliamo dei subentrati, anche se non c'è tanto da dire perché sono due i subentrati, ovvero Borini e Castiglieco. E poi non mi sembra che niente di che. Borini, che è entrato al posto di Mauri, non mi sento di dire se ha fatto una buona o una cattiva prestazione perché appunto ha giocato poco, solo che ha sprecato pure lui dei contropiedi quando è entrato. Stessa cosa per Castiglieco, solo che Castiglieco è entrato al posto di Suso. Ha giocato sì e no 5 minuti, ecco, perché è entrato all'88esimo. Quindi questo era il mio resoconto sulla partita. Migliore in campo Cutrone. E peggiore in campo, secondo me, che sì. Abbiamo sprecato tanti contropiedi, abbiamo sprecato tante buone occasioni, non le abbiamo sfruttate al massimo, in cui potevamo benissimo fare altri gol. Questo era il mio resoconto sulla partita, spero vi sia piaciuto. Lasciate un like di sostegno per il canale, seguitemi sui miei social che vi lascio qua sotto in descrizione. Sempre forza Milan e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!